Ciao ragazzoni, qui è lo Zalone Nazionale. Siamo oggi ritornati con un nuovo video. Quest'oggi abbiamo quello che potrebbe diventare un nuovo format, un 1v1 con Fede. Ci siamo sfidati, avevamo 50 pacchi io, 50 pacchi lui di origine perduta. E praticamente chi pulla di più vince, ma ogni rarità ovviamente ha un punto diverso. Ovviamente poi nel video verrà spiegato. Facciamolo diventare un format, spero che vi piaccia. Ma io sono qui in realtà per dirvi una roba importante. Non sto per fare un AD. No, no, di solito quando succede questa cosa qualcuno fa un AD. Io non li faccio gli AD, ragazzi. Impossibile per me fare un product placement. Questa sera alle 21 in stream ci sarà il box break di Gym Challenge. 18.000 euro de box, 490 euro a pacco. Io ne ho comprati due personalmente, anche molti di voi hanno comprato, lo so. Sarà un contenuto unico perché Gym Challenge prima edizione è una roba veramente rara ai tempi d'oggi, e un box break così in Italia. Vorrei che andasse il meglio possibile, quindi mi raccomando, questa sera alle 21 mettetevi le sveglie, venite in stream, e in più ci sarà un giveaway, uno a caso, un mio sub a caso che verrà estratto poi durante la stream per un pacco offerto da me e offerto da Fede. Quindi un pacco verrà regalato a un sub casuale. In più ci sarà un drop molto particolare di una cosa che non ho mai fatto. Posso dirvi, è una figata. Chi sta in stream sempre lo ha già visto, però sarà veramente una roba bella. Spero ovviamente che vi piaccia come progetto, perché ovviamente se vi piace e se tutti i pezzi andranno sold out, magari è una roba che rifaremo magari in futuro, magari ovviamente con design diversi. Io non vi faccio altri spoiler perché voglio che venite in stream questa sera a vederlo. Detto questo, spero che il video vi piaccia, stasera facciamo il bordello, mettete un bel mi piace e dai, spacchiamo! Ammazza che bello! Sembra l'inferno e il paradiso! Cioè... veramente due facce della medaglia sembrano. Ma vogliamo iniziare facendo vedere il prodotto ai ragazzi, Fede? Sì. Allora, io ce l'ho già qua pronto, eh. Cioè, lo tiro proprio fuori. Guarda. Questa è il blisterozzo. Questo è il blisterone, ragazzi. Questo da domani in edicola. O no? Beh, non a caso famo sta stream. Non a caso. La famo perché c'è un'offerta golosa. Un'offerta molto golosa. C'è un'offerta golosa. Questo qua, 10 euro da domani in tutte le edicole, immagino, d'Italia. Come potete vedere, ci abbiamo sempre origine perduta, garantito. Scarlatto e violento, sempre garantito. E poi un pacco tra ossidiana o evoluzioni a Paldea, 10 euro. 3,30 euro, tre buste, onestamente, era hit. Anche perché origine perduta, il box ora stiamo sui 300. Me ne sono arrivati 50. Ah, raga, il problema, guarda, è tutto bellissimo. Il problema è aprirlo, perché cioè, poi capito, se ne prendi uno, dici, vabbè, uno aprillo, sta a colli. Ne prendi 50, è dura, eh. No, no, a parte tutto è veramente una figata. Allora, io da che sono collezionista non ricordo un'offerta simile. Negli ultimi 5 anni forse l'unica che era paragonabile a questa era quando era uscito Fragore Ribelle e Fiamme Oscure, che c'era in edicola, quella roba dove compravi un pacchetto e te ne davano due. Quindi quella era l'unica cosa. Poi da allora non c'è mai stato più niente. Anzi, le bustine erano aumentate. E ora invece 9,90 mega offerta. Quindi con origine perduta è veramente una hit. Io c'ho proprio il blisterone, quindi secondo me in edicola troveranno proprio questo qua. Sì, il c'è blisterone questo cattivo. Ma il che bello il che grande siluro. Bam. È una manata tipo, il silurone. Questa è proprio edicola, eh. Se non troviamo oggi Ghiratina non lo troviamo più, eh. No, fratello, tocca trovare Ghiratina. Infatti, da qui oggi è nato l'1v1, poi, ragazzi. No, 1v1 clamoroso, perché non solo 1v1, ma 1v1 a punti. Lo dici tu cosa succede oggi a chi vince? Allora, raga, oggi chi vince si tiene tutto. Quindi anche il contenuto che trova l'altra persona. Quindi se io dovessi vincere, Fede, le robe ciotte me le prendo tutte io. O il contrario. È lì che Zano nell'ultima bustina Ghiratina alterna, dite a Federico papà, guarda dottore, se io ho più punti di lei, quello secondo me notaio. Comunque abbiamo, se non sbaglio, 50 pacchetti a testa. E direi poi dopo anche di, perché no, un po' di Paldea, visto che il Magikarp recentemente ha un buon prezzo. Certo, ce l'abbiamo. Non il prezzo
non quel prezzo là che conoscete tutti, però vabbè. Mi sembra che adesso sia stabile sui 200, se non sbaglio. Vi dico le regole dei punti, che me le so segnate. Le V, le V Astro e le V Max valgono un punto. Le Full Art di qualsiasi tipo valgono 2, quindi V Full Art, allenatore Full Art. Le Hyper valgono 3, quindi tutte le Hyper, sia Hyper normale che Astro, che poi ci stanno pure le V Astro Hyper. Le Gold valgono tutte 4, le Alternative valgono 5, Giratina vale 10, ovviamente. Sì, quello Alternative sì. Quello tocca. Le Gallery valgono 2, quelle di base. Le VMAX Gallery valgono 3. Mentre invece ci siamo scordati una cosa, ci sono anche le lucenti. Le lucenti facciamo che valgono 1. Very easy, ragazzi. Qui fondamentalmente chi trova Giratina sta già messo bene, te dica la verità. Pensa a trovare Giratina Alternative e perde. È da sparasse, te dica la verità. Vai, io c'ho qua... qua saccone. Vai Fede, apriamo la prima. Qua è vero che c'era anche codicino bianco e codicino nero, eh? Bravo, esatto. Quindi... esatto. Infatti io non lo farò vedere. Ma qui, ma tu il codicino lo vuoi tu lo fai vedere o lo vuoi tenere? Ah, ok, non lo faccio vedere allora. Io lo regalo, ovviamente lo regalo okay, a loro. Ok, sì, però in generale... tirarlo fuori al contrario. Sì. Guardate che devi scularmi subito, eh. No, ma si è visto, il codicino mio era quello white, quello che non ci piace. Però codicino bianco potrebbe voler di gallery. Vero, vero. E tipo io il primo pacco non ho trovato niente. Vabbè, stiamo pari, va. Un bel Cramorant. Godo, ragazzi, godo. Vabbè, non è che posso godere ogni pacco, mo. Adesso vorrei che tu trovassi anche qualcosa. E se finisce in pari? Se finisce in pari potremmo fare noi un'altra giocata. Regalammo tutto a un sub. Pensa se troviamo due Giratina e esce pari, gli regalamo tutto a uno. No, facciamo lo spareggio, fra. Pacco per pacco. A parte che noi abbiamo da aprire anche evoluzioni a Paldea, potremmo usare loro come spareggio, capito? Tipo. Sì, c'abbiamo Paldea, c'abbiamo un po' di roba, quindi porco zio, stiamo pieni. Mamma mia, che brutto pacco questo. Tremendo, sì. Che poi in realtà c'è tipo origine di... il drop non è facile quello d'origine, eh. Ah! Black and Gold, no, brother! Black and Gold Mew! Let's fucking go! No, vabbè! Black and Gold avevamo detto che erano 4, vero? 4 punti, so! Buonissimi, let's guardate. Go, boys! E 4 punti, le gap pesano sul curriculum, eh? 4 punti, E sì. Dietro c'è pure una V! The Curem, stava a 5! No! Let's go! È come se avessi trovato un alternative a livello di punti. No, io sì, però dimmi. Voglio fa come sono sempre stato abituato. Se no mi trippo le mani, quindi svelerò se è nero o bianco. Ok, vabbè, mo quello è nero, a me non mi piace. No, quando fai così senti le sgrattugiate, ormai te conosco. Ai. Qua c'è qualcosa, però non so se gratta. Però anche quel punticino per recuperare. Va? Curem is back! Di nuovo. Beh, devi fare un punticino, dai, un punticino. Codicino nero. Codicino nero. Quanto godo se becchi quella olo. Potrei rosicà, cioè... terribile. È olo? No, hai trovato proprio lui. E andiamo, lui. Rus. Mamma, com'è centrato. Sento però, brother. No, dai. Che è una lucenta, ai. Una via Astro. Mamma mia, oh. Una via... E se Hyper? Mamma mia. Però... tranquillo, Zanio, sarà però... l'unico Giratina che trovi stasera, te lo dico io. L'unico quello sarà. No. 7-1, davvero romanista, giustamente. 7-1, che è Manchester-Roma. Che tanto... giusto Giratina posso trovare io per recuperarzi. Mamma mia, Anchicro, ma che è? Posso sempre recuperare, raga, non vi preoccupate. Raga, oggi se inventiamo sta cosa, codicino bianco... no, guardate questo, no, vabbè, dai, eh. E dai, a Trainer Gallery. Snorlaxone! E questi sono due punticini golosi. Madò, 9-1, ma che è? 9-1, questo Snorlax è carinissimo, poi tra l'altro. Io voglio trovare un alternative. Io voglio che dai pacchi miei o tuoi, non mi interessa, ci esca un alternative di sto set oggi. Vabbè, un'altra Trainer Gallery, mica mi fa schifo. No, ho ragazzi. Fatti. No, male. Magnezone, guarda! Eccolo qua. Ben punto, dai, buono. No, io c'ho Macio Pellandorus, c'ho. Io c'ho una V. Rotom V.
vabbè, dai. 10-1, plastico. 10-2. Non rubiamo punti qui. Sono 50 pacchi a capoccia, ragazzi. Non lo so, zi, ste carte sono stranissime. È grattà? Boh, Gudra. Giratina! Okay. Bello! 3 okay. Però, dei becchi. 3 punti. Ah, benissimo, Fra, benissimo. Vai davanti a via, raga. Una via a pacchetto. Ci siamo, eh? Una bella trainer gallery nel codice bianco. È quel bordo. Quel bordo esotico. Quello che puoi trovare anche, ovviamente, Magnezone Full Art. Però, vabbè, certo, dai. certo. Però è lui. È lui. È quel bordo. È me lo vedo questo. Che a me è proprio il godimento quando spacchetta. È proprio questa roba del spoiler. Sì, c'è quello spoilerino, capito? Che ti fa godere. Vediamo. Il bordo è lui. È lui, eh? Devi sperare. Due golosi punti. Gudra Full Art. Ho capito. Ah, tra l'altro, voglio far notare. Voglio far notare. Cioè. Ma che dici? Sì, zì, questa è una tortura. Vabbè, comunque abbiamo rischiato. Il primo bordo importante l'abbiamo visto. A me sta da solo codici neri, però, non mi piace. Oddio, ma il bordo è un altro buono. Sì, un altro buono. Non ci posso credere. Back to back. Eccoci. Aspetta, tienimelo. Vediamo prima che c'ho io. No, io non mi muovo, guarda. Allora, vediamo un po' se io riesco a tirar fuori una trainer gallery da sto coso, che non sarebbe ma... godo! Ecco. Segnano altri due, va, bravo, brother. Oh, è Gudra Holo, io ho trovato, niente. Sei pronto? Vedi se è un colore unico, capito? Per capire se può... Ma è una VMAX, bro. Penso che... Anahyper, The Curem! Bella! Ammazza, quanto è storto! Però bella, eh? Questa sono 3 puntazzi, eh? No, questi sono i punti che ci volevano un attimo per riprendermi, zii. Va bene lo stesso. Molto bella. Niente. E tu gallery 0 ancora. E a me le gallery mi stanno a svoltare. Ne ho trovate già 2 che sono 4 punti, che sono quelli poi che mi stanno a far vincere. Perché io sto 4 punti sopra te. Sono le 2 gallery in più. A me ancora non mi ha dato un bel bordo. Io la sto momentaneamente rubando con i codici bianchi. Dammi un codicino nero, dai. Fammi illuminare una roba, una situazione, una roba. Una grattata. Una grattatina, dai. Così. Tu ce l'hai. E io? Col cazzo. Yeah, la sagra del codice bianco. Sta seconda ondata male. Hai notato un... Partita strong. Hai notato una grattugiata? Non ho messo il dito. Okay. Cioè, stavolta secco. E infatti, bella Holo. Allora, giornata dei Gudra, eh. Innanzitutto vedi le condizioni. Mamma mia, frate. Storta? Porco Giuda. Questa non può essere qualcosa di comune. Guarda quanto è storta. No, quando sono storte sono sempre full art. È troppo storta, frate. Non può essere una carta comune. Impossibile. Tu com'era il codice? No, il mio era brutto come sto Poliwrath. Però anche sto Poliwrath, guarda, è storto ma è raro, guarda. È vero. E la mia invece è una golosa V. Drapion V. Un punticino, dai, un punticino. Poi ragazzi, se volete altre sfide, magari anche in 3, 4, robe pazze, se potevo inventare, proponete. Dovevamo trovare, cioè, secondo me il metodo c'è comunque. Bisognerebbe mettere, secondo me, tutte le carte in alto e poi fatti una pop delle mani. Secondo me c'è il modo per cucinarla. Vabbè, zii, ti faccio fare una grafica dal mio grafico che ti fa esplodere tutto. E la facciamo fare fighissima. A voglia, famo col fazzone e col masseo. Sì, questa l'abbiamo abbozzata, però. Ma guarda, è una signora. Qui in sta stream basta vedere un minimo di grafica e professionalità, frate. Quindi non ti sta a preoccupare. Io di solito sono molto casareccio, capito? Casareccio? Casareccio, okay. Fatto da me, si vede. Fatto da te? Sì, okay. Sempre fatto da me. Questo era codice nero, eh? Codice nero? Com'è la situazione? Senti, vedi un bordo interessante? No. Male. Già il codice nero non esce mai. Quando esce mi fai trovare Gudra Holo. Guarda, Gumi e Gudra. No. Oh, ma sti Gumi e Gudra trovo solo loro. Ma che è stasera? A me mi è uscito Etelo. Vediamo se è nero. Allora. Eccola. Però basta che non è una Holo, perché il codice nero mi è uscito pure prima. Era Holo. Manetrick. Cazzo. Guardate, eh. Un'altra Viastro. Io devo sperare che sia Hyper. Oh, c'è la Gallery. Oh.
E quelli sono due punti d'oro per te. Questi d'oro, d'orissimo. A me deve uscire tipo un hyper. Ah. È un punto. Vabbè, due... Due te e uno io. Vai, va bene, va bene, va bene. Oh. Ho visto qualcosa. È bianco ancora, basta. La mia mi sa che è un'altra V, mi sa. Gliscor. È un altro Kyurem. Dai, ci deve uscire almeno un altro bordo di quelli pesanti, capito? Però guarda questa quanto è perfetta, non può essere assolutamente niente di buono. Beh, prova anche la tina così, però tanta roba, eh. Ma io i codici neri sto trovando soltanto oro. Boh. È vero, stasera sta un po' a porta iella, eh. Stasera è un po' iella, sì, devo dire la verità. Non sta andando benissimo per te. Electrike. Mamma mia, ce n'hai due allora. Ma tu stai trovando solo God Pack, ma che è, oh? No, non c'ho niente sotto. Oh, è una trainer gallery, ordine del capo, sì, ok. E comunque sono sempre due punti, pure la full art allenatore sono due punti, quindi sempre due punti sono. Sempre due punti sono, quindi ti metto due. Fammi grattà, dai, fammi grattà. Era nero? Ma che nero. Oh, no, eh. Mamma mia. Bellissima. Ammazza che culo che c'ho, frate. Ma sto vincendo soltanto con le gallerie io. E poi una bella olo sotto. Quelli dai, sono, quelli sono altri due punti, eh. Questi sono altri due punti. 19 a 10, ragazzi. Serve Giratina per cambeccare adesso. Mamma mia, mi serve proprio Giratina, fra. Attenzione, che c'era un codice nero per te, eh. Sì, dovrebbe essere nero. Oddio, quanto è storto sto slagma. Oddio. Mamma mia. Dammi sta gallery. No, mi è sciao. E Rotom V. Ecco qua. Anzi, mi sto a far master set di Vio, eh. Ti dico. Ecco qua. Poi venne ma blocco. E a me quella gold mi ha salvato. Cioè, mi ha proprio boostato tipo l'anima. Codice nero, ecco qua. Ce l'hai. Dai. Sei pronto. Impossibile trovare le alternative dentro sto set. Ormai ci ho rinunciato. Devi proprio sculare vero. E beh, buona, no? È buona, sì, oh, ma sto trovando... E carte due dopo di te, cioè, prima Kyurem, poi questo qui, ma ci sono carte uguali qua, eh. Infatti sì, Tacleta. Ma... La lampada, io trovo, lampada. Oh. Chandelier. Guarda la Chandelier, guardalo. Chandelier Trainer Gallery e una bella V sotto. Mamma mia, tre punti, zio. Tre puntazzi. Sto a piagne. Codice bianco Trainer Gallery, due punti così, va bene. E invece ti becchi una bella reverse. E invece io trovo un lucente. Che comunque è un punticino. Che non me lo faccio scappare. Ma dai, ma un altro codice bianco, ma che è? Ragazzi, sto in feed. C'è boh, un altro Torkoal reverse. Niente, a me mi ha dato Aolo. Fede, lo sai che abbiamo delle tattiche qui per scura. Sì. Se vuoi la puoi provare. Dimmi. Devi fare un giro antiorario sulla sedia. Sì. A posto. Vai, apri. Devo trovare il martello di Torre che devo aprire sta Coca-Cola. Ah, è vero, è un martello. C'ha sto martellino di Torre. È vero. Codicino, raga. Eccolo! E ormai è iconico. Lo sai che mi sa che hai sbagliato verso? Era orario quello, brother. Sì. Ma lo sai perché? Perché io mi sono visto in cam. È specchiato. Dammi una bella. Eccolo, Giratina! C'era... Ma perché ho sbagliato il giro? Esatto, antiorario era alternative. Codice nero? Oh, codice nero? Io no. Dai. Ma un grattino? Niente, ancora niente grattini. Niente grattini, frate, infatti. Ma tu non hai trovato grattini stasera, eh? Niente. Alla fine io sto andando avanti a Trainer Gallery, che è incredibile, ma cioè... Io giuro, io sto collezionando Ipom. Ce la faccio più, ogni pacchetto c'è Ipom. Ipom reverse. Io al massimo, zii, continuo a trovare V. Tanto è la mia condanna. Vado avanti di 1-1-1. Vai avanti di Kyurem. Ma dici, c'è un feed di 1 incredibile. Ecco, un altro Kyurem. So io che vado avanti di Kyurem. È il terzo. Ecco, Enamorus. Enamorus. Ho detto, di sto a far master set. Smercio di Kyurem oggi. Io non ho trovato di 3, te ne hai trovato uno. Era nero il codice?
Buono. Dai, dai, speriamo. Dai, recuperiamola, recuperiamola. Vanette. Aguaetelo. Ma hai rotto i coglioni. Ah. Che Gudra. Palle. Un altro cazzo di Grudra. Grudra. Allora, se qui non gratta c'è qualche problema, perché ho visto un bordo particolare. E quando mai tu non vedi bordi particolari? No, sarebbe bro, mi sa che ho sbagliato, è sto coso nero che m'ha... Mi sa che m'ha montato le... Le aspettative? No. Vai piano. Ah, frate, ma è un'altra vi... È un'altra viastro! Che me esce? Un hyper. È un hyper però, viastro. Il che so, tre... No, non è hyper. No. Ah! Va bene, un punto, dai. Va bene. Pensavo fosse l'hyper, invece vaffanculo, ma avevi dato qua l'inversione di colore qua sotto. Niente, è un punto. Però chi ha scommesso su DD al momento non sta in una situazione favorevole, però... Porca miseria, raga. Il cuore delle carte, frate, potrebbe cambiare tutto. Arriviamo a 10 e poi apriamo uno a capocci. Lì c'è un codice nero che è interessante. Io mi sa che non ce l'ho il codice nero, invece. Però c'ho un'altra trainer che... Raga, il signore delle trainer gallery, sono proprio io. Io cioè, la sto vince così, te la sto rubando con le trainer gallery, brother. Sì, 27-15. 27-15. E tu ti becchi una bella holo. Vai, ma... ultima pacchettina dei 10, miei. E il discorso è che io posso pure vincere, ma momentaneamente c'è... L'unica roba che mi porterei a casa è quel Qrem... Ah no, vabbè, pure Gudra full art, in realtà. Questa è la cosa assurda, raga, è questa. Che comunque sto beccando tutte le holo, cioè i codici ce li ho neri. Non mi pare di aver visto bordi particolari. Esperimento di acromio. Esperimento 626. Vede, c'è una brutta notizia per te. Che è sta roba, oh? Scatola del disastro, che è proprio il tuo pack opening quest'oggi. Quant'è questa? 4 punti. 4 punti. Ah! Questa mi manca pure. Mai trovata la scatola del disastro. Guarda quanta roba ho trovato io. Cioè, sono tantissimi pull, frate. Vai, okay. Sta a te. Questa è appena presa, dal blisterino. Oh! Inizia il comeback, ragazzi. Vai. Grattugia? Un'altra holo, regà. No. È lei, un'altra holo. Sono gli ultimi 10, regà. Eccolo qua, un altro orbiteliolo. Oh, però un altro codice nero, attenzione. Il bordo sembra strano. È una viastro. Un punticino. Aerodactyl viastro. Un punticino. Dice la prossima volta si fa con colpo fusione e finisce 0-0. Sì, col colpo fusione probabile. Porca sì. Vacca. Vediamo se io riesco a tirar fuori qualcosa. Certo che a me almeno una grattatina ma potrebbe da oggi, cioè male. È assurdo, zii, che niente full art. Hola. Nada, broski. Alla fine io ho fatto, cioè io ho 19 pull, cioè più o meno 50% per me, perché qui mancano 2, 4, 6 pacchi mancano, quindi significa che ne abbiamo aperti 44. E sto a 19 pull. Poco meno del 50% del pull rate. E fai conto che il box è sotto il 20. Oh, però sai che secondo la mia visione potrebbe essere che se non si trova niente in origine perduta, significa che negli altri pacchi c'è qualcosa. Beh, statisticamente qualcosa deve uscire. Oh, che è sta roba? Stai su, bel cartoncino. Mamma mia, veramente zellato, frate, oggi tu, Mi è follit week. Non ha... Sì, tutte delle full art così. Ma com'è possibile? Ma nemmeno manca una pure. Buonissima. Raga, impressionante. Ma è stracciato proprio. Cioè non è una vittoria. Cioè tu non è una vittoria, capito? Una vittoria, diceva, vittoria, tranquilla. No. Ho trovato tutte le trainer gallery. Cioè proprio distrutto. Un altro bianco. Ma basta. Ma però che era bianco anche il mio coppoppi, Oh, io ho 4 pacchi per trovare 4 giratine alternative e recuperare così. Di tutto, cioè, esatto, per trovare giratine e regalarmelo, però. Dai, cioè, dai, trovarlo e regalartelo, perché starò comunque sotto. Esatto, qui si fa un tifo, ragazzi, incredibile. 33-16, ragazzi. Pesa, ma pesa proprio sul curriculum. Posso dire soltanto scatola del disastro per te. Vero. Trainer Gallery. Ah no, vabbè, una lucente, in punto.
Speriamo che sia un bordo giusto, così che almeno ci va un po' di brivido alla fine. Maguida, Zoroark. È lui, quel bordo là. Guarda un po' se i bordi c'è qualcosa intorno. Guarda intorno. Guarda al lato, bravo. È pulito? Pulito? È pulito? Guarda anche dall'altra parte se è pulito. Pulito. Anzi, ti ho detto o Electrode o è quel... Aspetta, o è Electrode che ti avevo detto. No, o Electrode... te prego, no, Electrode non lo voglio, te prego. No, o Electrode o Aerodactyl, oppure potrebbe essere Giratina Alternative, Berserker di Alternative, che comunque sono 5 punti, ma... Ormai dici, ormai tocca la Giratina. Oppure Aerodactyl V Alternative o Rotom V Alternative. Diamo un'occhiata da sotto così, piano piano. Piano piano, piano piano. Però... Yeah. C'aveva la mano che fuoriusciva poco poco, ma non sono arrivato lì. Stogo. Non ci sei arrivato, dai, bravo. Ragazzi. Ma perché è storta, perché è storta. Vedi? Ma guarda, perché guarda quanto è bislungo sto coso qui a sinistra. Cioè che è minuscolo, fra lei ho detto ok, qua non c'è niente, poi di qua dicevo vabbè, prima o poi finirà, invece non finiva, tipo era troppo largo. Che comunque so, 2 punti, quant'è? Sono 2 punti, ma vabbè, ti dico la verità, mi mancava lui, quindi godo a trovarlo, cioè a me va tutto bene, finché mi va bene per il master set godo. 35 a 17, cioè frate, ho doppiato, ma attenzione anche però. Anche se trovassi due Giratina, zi. Oh, gratta! Attenzione! Namo, eccolo! Ecco Giratina, zi, per recuperare. Eccolo qua. Dai, trova sto Giratina, va, che te lo yoinco tutto. Ecco, no, raga, se trovo Giratina qua e me lo yoinco io mi incazzo. Ma io veramente ammazzo qualcuno, eh. Ecco il bordo, zio. Cazzo. De qua non c'è niente. Attento. De qua anche non c'è niente, zio. Sei sicuro che... Mi vedi dietro? Vedi com'è centrata? È proprio Giratina, va, tutta storta. Madonna quanto è storto. Mamma mia che io incada. No, no, voglio trovare Giratina, zi. No, non arrivati a questo punto, non adesso, no. Dai, te prego, qua, prega, deve esserci Giratina qui. Inamorus. Questo me lo so perso, zi. Effettivamente questo manco esce niente, eh. C'è niente. Sapete qual è la bella notizia, ragazzi? È che mi manca quella full art. Ah, ecco, ecco, ho capito. Meno male! Ho matematicamente vinto! Sì. La prima sfida! Andrei a 29. Dammi Giratina, dai. Sono proprio contento di spedirti a casa ste belle Enamorus V e tutto il resto. Le comuni, ovviamente, sono un gentiluomo, te le puoi tenere. Ah, ecco, chiaro. No, ho capito. Ok, ci ho tenuto le carte in mezzo al cazzo. Ragazzi, perché questo è l'ultimo pacco. Il pacco quello che servirà per niente, perché non servirà a niente. Speriamo che ci sia qualcosa dentro. No, ma zi, ma te hai pullato tutte, pullato, ma come? No, vabbè, le alternative, praticamente nulle. Ma perché sono sì, 4? Sono solo 4 le alternative. Sì, solo culo, zio. Cioè, hai solo culo. Tu l'hai pullato, tu Giratina, l'hai pullato nello short. Imbarazzante. GG ragazzi. Ragazzi, comunque... ne esco sconfitto, distrutto. Comunque... Adesso ti faccio vedere. Cioè, io c'ho un bel bottino, eh. Adesso zio, ti faccio vedere il mio pull. Ma il tuo pull secondo me fa ride. E ragazzi, pure sto Mew che mi ha salvato, eh. Bello. Ecco il mio pull, zio, eccole. No, tutte le olo. Guarda qui. Guarda quanto sono belle ste olo, zio. Guarda qua che roba. Sì, ovvero. Mamma, 27 oro hai trovato. Questi sai quanti codicini neri erano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 codicini erano fra questi neri. Mamma mia, che sella. Potenzialmente potevano essere tutti 2, 1, 2, 2. Io ho svoltato con queste. Cioè queste qui sono state la mia svolta. Sì. Che sono tutti codici bianchi e dentro c'è la Super Trainer Gallery. E tra l'altro anche Mew, che anche lui è un codice bianco. Cioè, e l'altra gold pure, regà, cioè... Che comunque mi mancava, quindi godo. Poi abbiamo trovato Gallade, no. Che è bellissimo. Questo qua però l'hai trovato pure tu. E poi questo coglione qui, super gigantesco, che mi mancava però, quindi buono. Lui attualmente è la più storta che ho trovato stasera, guarda che roba. Mamma mia, tremenda. Chi è? Guarda chi è. Mamma mia. Guarda il bordo qui, quanto è ciotto qua. Oh,
Però devo in realtà prende e andare a dormire, fra. In realtà formattone, cioè questa roba la ripeteremo sicuramente. Sì, sì, a voglia. Questo è un test anche a vedere. A voglia, quando vuoi, in realtà, cioè, se c'è tipo, capito? Cioè, questo qua sarebbe carino da fare nel momento in cui c'è tipo una promozione in atto. Sì, lo facciamo. Possiamo fare due piccioni con una fava, invece, comunque, magari appunto potremmo farlo anche allargato con Edo, con Fazzone se c'hanno voglia. Sì. Cioè, potrei andare avanti veramente. Cioè, tutto quello che abbiamo potremmo andare avanti, no, all'infinito. E più. Madonna, Va. Lo spacciato, madonna. Noi ci sentiamo domani. Questa è la mia busta dell'esse lunga. Mamma mia. Boh, Zanone, spero ti sei divertito. Io ti spedirò tutto questo plicco di comuni che hai vinto. No, comuni se vuoi. Ti ho detto un piccolo omaggio per la partecipazione, dai. Ciao. Grazie, zio. Fede, ciao, bellissimo. Come si cambia scena, aspetta. Pensate tipo che se spogliava appoggiava il cazzo sulla scrivania e cominciava a fare tipo porco... i Pokémon. E tipo sborrava sulle carte.